uno deve avere la forza di guardare davanti con un nuovo progetto che valga 10 o 20 anni, recuperare i ritardi che ci sono nei trasporti, dare concretezza alla parola sostenibilità e allearsi con Milano, con le grandi città europee e con tutta l'area metropolitana. Torino deve chiudere col passato, deve aprirsi al futuro e guardare avanti. Un progetto che valga 10 e 20 anni, una nuova era per la nostra città, recuperando l'enorme ritardo che abbiamo sui trasporti, sulla metropolitana innanzitutto, recuperando gli accordi e le alleanze con le altre città del nord Italia e dell'Europa e dando concretezza alla parola sostenibilità e sostenibilità ambientale, che è un perno del nostro futuro. In questa città ci sono tanti gruppi di cittadini che si attivano, che hanno voglia chi di aggiustare un parco, chi di mettere a posto il giardino, chi di trovare nuove opportunità, e questo è un terreno che è importante sul quale bisogna costruire. E la difficoltà è mettersi insieme, ma è quello che dobbiamo fare, andare al di là delle etichette, delle barriere, per fare dei progetti di città insieme. Questa città deve andare avanti. Andare avanti vuol dire recuperare quel ritardo storico che c'è stato, ad esempio, per la metropolitana. Torino è l'unica grande città di queste dimensioni che ha soltanto una linea di metropolitana e creata tardi e non ancora finita.